Stopper Comics, torniamo a parlare di The Walking Dead, l'abbiamo fatto tante volte e lo rifaremo ancora perché è una serie in grande salute, nonostante la sua longevità, che va avanti spedita, sempre con colpi di scena importanti, con l'esordio di nuovi personaggi, nuove vicende, nuove vicissitudini. Oggi ho qui in mano il volume 29, intitolato I limiti che superiamo, di recente pubblicato da Salda Press. È un volume molto bello, è un volume fresco. Un volume diverso dagli altri, un volume che secondo me raccoglie alcuni degli episodi migliori in grado di esprimere quello che secondo me è il vero cuore di The Walking Dead, che non sono, forse ve l'ho già detto, e mi scuso se così fosse per la mia ripetitività, ma secondo me il cuore, quello che funziona davvero in questa storia, in questa lunghissima serie, non sono le grandi saghe. Sono belle, sono affascinanti, le guerre, le battaglie, il governatore, Negan, i sussurratori, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Sono belle, durano talvolta anche tanto, però non stancano, non stancano. Ma sostanzialmente, da un lato, nonostante i colpi di scena che ogni tanto negli intermezzi ci arrivano qui sul collo, e ci fanno male perché sono dei veri colpi di scena in cui dobbiamo salutare e dire addio a dei personaggi a cui magari ci siamo anche affezionati. Ciò che davvero mi piace di Walking Dead sono i momenti di quiete, i momenti in cui i personaggi riposano, raccolgono le loro energie, curano le loro ferite, piangono i loro morti, in cui si creano continuamente nuove trame. Nuove relazioni interpersonali, i rapporti cambiano, alcuni si evolvono in positivo, altri si evolvono in negativo. In questi momenti poi, spesso e volentieri, il buon Kirkman che fa? Fai sortire qualche personaggio nuovo. Non tutti i personaggi nuovi di Walking Dead hanno funzionato, ma alcuni sì, alcuni molto bene, alcuni hanno cambiato queste storie, alcuni hanno permesso a questa storia di sopravvivere così a lungo. Pensate appunto a Negan, sto pensando in primo luogo a lui perché anche qui forse ve l'ho già detto, è un personaggio che mi affascina tantissimo. Quindi, nel volume 28 abbiamo assistito, abbiamo letto l'atto finale della guerra tra la comunità di Rick e tutti i suoi alleati, questa comunità sempre più variegata, sempre più destrutturata, sempre più vasta, contro i sussurratori, questo gruppo di pazzi, che aveva scelto di vivere allo stato brado assieme agli zombie, camuffandosi da zombie, e aveva creato una nuova versione dell'umanità che mai, mai, mai avremmo potuto prevedere, anche nel mondo così distopico, così post-apocalittico di The Walking Dead. E qui torniamo alla genialità di Kirkman, che è sempre bravo a uscirsene con qualche nuova idea. Andrea è morta, Andrea, la nuova compagna di Rick, un personaggio che era con noi sin dal primo volume di questa serie, è morta, ci ha lasciato. Ora veramente ne abbiamo persi tanti lungo la strada, ma Andrea era un po', rappresentava un po' quella genuinità che in questo mondo è sempre più rara. Era un personaggio molto positivo, un personaggio molto straight, molto giusto, con una grande coscienza, nonostante anche lei abbia fatto degli errori nel corso della storia, ma che è cresciuto molto, che è cresciuto molto, diventando anche una spalla femminile di Rick, un personaggio in grado di tener testa al grande leader, al grande capo, al grande cuore pulsante di questa storia. È morta, ce l'abbiamo dovuta abbandonare, poi è morta in una maniera tremenda, non è stata nemmeno una morte improvvisa, rapida, no, è morta in agonia, è morta brutalmente perché è stata morsa, si è trasformata progressivamente, ha avuto così modo di dire addio ai suoi cari, ma così facendo noi abbiamo sofferto ancora di più. Ma è così, è il mondo di The Walking Dead, bisogna essere pronti a dire addio a tutti. Piccola parentesi, io non sto più seguendo la serie TV di Walking Dead, quindi so che Rick non c'è più, però non è morto, però faranno rifi, ma ormai secondo me la serie TV ha preso un'altra strada molto diversa da quello che fumetto, al di là della storia in sé, proprio come spirito di narrazione. Io non mi ci riconosco più, mi annoio, quindi l'ho lasciata perdere. Magari siete in disaccordo, magari un giorno la riprenderò. Anche qui, se volete, ditemi la vostra. Cosa succede in questo volume? Finalmente le nuove trame, che già avevamo visto un pochino nascere, germogliare nei capitoli precedenti, diventano la strada principale della narrazione. Da un lato abbiamo Eugene che parla con questa donna misteriosa alla radio da tanto tempo, Rick lo scopre, e allora ecco che un gruppo di personaggi si distacca
e va a incontrare questa gente non sapendo quello che ci aspetta. Poi, lungo questo viaggio, che peraltro, bellissimo, riporta i personaggi in un ambiente urbano. Walking Dead si è staccato progressivamente dalle città. Le città erano il luogo di maggiore infestazione zombie all'inizio di questa storia, quindi sono state messe da parte. Tutti gli altri capitoli, buona parte di questa storia si svolge in campo aperto. Qui si torna in città, vediamo cosa è diventata Pittsburgh nel dettaglio dopo tanti anni dalla fine del mondo, sostanzialmente. È molto bello tornare in ambiente urbano, sia dal punto di vista proprio narrativo che anche dal punto di vista visivo, perché vediamo come la città è cambiata un po' nello stile di Io sono leggenda, come la natura si è impossessata della città, come la città si è desertificata sostanzialmente. E qui appare un nuovo personaggio, che è questo qui che vedete in copertina, piuttosto strambo, si chiama Juanita. Non vi dico nulla su questo personaggio perché è un grande punto interrogativo, molto strana, non so quello che diverrà, però potrebbe rappresentare una nuova Negan, non nel suo ruolo, non sembra essere una villain, questo ve lo posso dire, ma nel suo essere così fuori dagli schemi. Proprio Negan poi, infine, nelle battute finali della storia, una storia che vede un Rick ormai a pezzi e un Carl sempre più indipendente. Rick ormai piange Andrea, passa le notti a dormire sulla sua tomba, è un personaggio che sta secondo me, si sta incamminando sul viale del tramonto, in un certo senso, poi qui sono mie supposizioni. Abbiamo però proprio Negan che nelle battute finali ha un episodio tutto dedicato a lui, vediamo come questo personaggio veramente ci sa sorprendere sempre, che finalmente avrà il suo faccia a faccia con Maggie per quello e dovrà scontare ciò che ha fatto nel lontano numero 100 della serie, in cui ha splattato, l'ha fatto a pezzi, spappolato la testa del buon Glenn. Quindi tante sorprese, tante cose che cambiano, personaggi nuovi, personaggi vecchi che si evolvono, alcuni in positivo, alcuni in negativo, relazioni, rivelazioni, è tutto molto all'insegna dell'umanità, una serie in cui gli esseri umani sono la minoranza che però conserva sempre la sua grande umanità, che dimostra maggiormente proprio in questi interludi, queste parentesi che uniscono, sono dei raccordi tra le grandi saghe di questa serie. Ciao Bad Comics.